Amici di Player Inside, dopo tantissimo tempo torniamo anche su YouTube a giocare a Mortal Kombat 11. Perché anche su YouTube? Perché abbiamo iniziato proprio la serie su Twitch. Sì, ogni martedì ci trovate alle 21 a giocare al Mortedì. Questo l'avete inventato voi e ci piace, eh? O Martedì Combat. Allora, intanto la vogliamo fare la partita che ormai online, quando giochiamo in live su Twitch, è sempre contestatissima perché sono imbattibile. Con Sub-Zero io. Va bene, prendo Sub-Zero. Allora prendo Scorpione, così facciamo Scorpione e Sub-Zero. Oh, e ci siamo. Attenzione, abbiamo saltato la scena. Ho sbagliato, ragazzi. Siamo proprio agguerriti. Siamo. Ah! Ah? Non te l'aspettavi, Raiden? Più o meno. Adesso che cosa succede, Raiden? Ma cosa succede? Non lo so. Questo di solito si fa a quelli che si vantano di saper usare Sub-Zero e rischiano. Non fanno un premio, vero? Posso dire veramente che c'è qualcosa che non va? Posso dire? No, non è vero. Dai, allora impegnati. Va bene, però cerchiamo di riprenderci perché qua la situazione è messa male. No! Ma io ho comprato queste 3-4 mosse. No! Però Midna sta mettendo a serio rischio la supremazia di Raiden con sotto zero. Attenzione. No, ormai allora se vinci questa non vale. Non vale, ragazzi. Allora questa è No, allora questa a casa mia si chiama rapina. Allora, tra l'altro non abbiamo detto che cosa mi ha fatto qualcuno a me da piccolo. Allora, una volta, questa cosa di lanciarmi una corda me l'ha fatto da piccolo mio padre, perché stavo cadendo dal balcone, quindi mi ha lanciato una corda per salvarmi. Cioè, per una volta che dico... allora, buono. Sì, no, per una volta che dico una cosa positiva, anzi. Quest'altra cosa me l'ha fatta mia nonna perché non volevo mettermi il ghiaccio quando, sai, uno ha la febbre, sente il ghiaccio, allora mi ci ha lanciato contro. E poi mi ha fatto pure... Questa? No, questa me l'ha fatta mia sorella, perché allora, da piccolo avevamo i tiramolla, i fumetti di tiramolla. E mia sorella non voleva che leggessi i suoi, come io non volevo che io leggessi, che lei leggessi i miei topolino. Comunque, miseria. Battuta. Ok, fatality. Molto bene. È congelato nel tempo. Allora, si azzicca. Ma ragazzi, questa è troppo impressionante. Ma questa te l'ha fatta una volta tua mamma, mi ricordo, quando tu avevi comprato una cosa, ti era avanzato un resto di 20 euro e non volevi restituirglieli. Vero, mi ricordo. Infatti ancora un po' mi fa male la colonna vertebrale. Vedi la memoria. No, poi io ti ho aiutato a ricomporre il tutto. È rimasto un filino di colonna vertebrale fuori. È un po', però vabbè. Ci sta. Dettagli. Allora, come secondo game, tu chi ti prendi? Facciamo casuale? No. Non lo so, io direi di... che vuole Hitman 3, ma non rompere... Dai, smettila! Vai, prendo Melina, facciamo una cosa diversa. Io Sindel, ok. Va bene. Sindel, non Revenant. Tutte viola. Guardate che bell'altro che Lady Dimitrescu. Tra l'altro, sempre su Twitch, ho giocato per intero il gioco in Blind Run. Vabbè, ma quello è finito. È finito, però basta, non ne parliamo più, finite. Oh. Allora, e ora non mi ricordo. Questa. Non me le ricordo, però va bene, non è importante tutto ciò. Ok. Possiamo anche, vedi? In effetti è importante. Mannaggia la miseria. Dove allora, per miseria si intende anche qualcos'altro di molto più religioso. Tieni. Avanti. Allora, questa chi te l'ha fatta? Che deve essere fatta? Allora, c'è da dire che Melina. Allora, Sindel è fortissima, ma Melina è più veloce. Vabbè, dettagli. Vedi, io qua. Bella cosa, quasi durello, quasi. No, Raiden, come nella tua recensione di Resident Evil Village. Ragazzi, lo vogliamo dire che era tutto autentico. E tanti mi stanno dicendo, no, Raiden, non può essere. Allora, ragazzi, mi sottovaluto io e poi mi... Questo era... Sì, Black & Decker. Mi sottovaluto io, comunque. Va bene. Quindi stiamo svelando gli altarini. Stiamo svelando gli altarini e spiegando Raiden com'è messo. E va bene, non è che sia... E non lo stiamo neanche facendo vedere la scena, cioè ragazzi dovete capire da soli di che cosa sto parlando. Quando ti spascio la faccia, vieni qua e ti faccio... Questo l'ho fatto io a Raiden quando poi ho visto la scena. Certo, ma no, il nostro è un canale serio, non mica facciamo, che ne so, la mia ossessione che è tutt'altro che... No, perché era per un'altra donna, capito? Vogliamo dire che ero io che ti stavo riprendendo quella teca. Sì, infatti. Quindi non c'era da... Oh! Non te l'aspettavi questa, Raiden? Non me l'aspettavo, guarda che faccia. Almeno 1-1. Guarda che faccia! No! Bella, ottima fatality. No! Quindi ho vinto io, perché era solo chi faceva la fatality vinceva. No, questa cosa la sta inventando ora. Vabbè, chi vince questa vince tutto. Ok, vince mi prendo Raiden. Ah, ti prendi Raiden e mi prendo lei. Ma Raiden vestito così?
Ma che ti ha fatto? Vado con Jade classica. Bene. Eccola, bene. Eccola, guardate che bella. E guardate che bello. Beh, oddio, proprio è versione Dracula. Esatto. La Dimitrescu, Dracula, va bene. Ah, non... rispondiamo prima che ce lo diciate. Non abbiamo ancora visto il film. No, perché ci avete detto in tanti, ragazzi, noi non siamo dei guarezzoni che guardano le cose in inglese, perché l'inglese lo capiamo, però noi vogliamo il traduzione in italiano, perché non ci interessa. No, in realtà è che ci siamo scassati le palle di No, ragazzi, cercare. No, io lo voglio vedere con tutti i crismi. Non vedo l'ora, anzi, sinceramente, di vederlo e di parlarvene e farvi una review. Ah, ho imparato questa. Ah, allora è finita, ragazzi, l'hai imparato. Ai, e io ai, questo, ai. E poi, siccome... ti faccio questo. E tu? Vabbè, ritorno a fare. Porca... Seguito a fare questo, seguito. Oh 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 oh. Non te la. Sì. No. 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 Oh, no, 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 ma non è giusto. Ma non è... Allora, quali santi ci colpano? Beh, una caterva. Ok, vai. Vai. Oh, non no. Sapevo. No! Minchia. Non te l'aspetta. Questa, e questa, e questa, e questa? Questa gliel'ha fatta. E questa che l'ha fatta. Tua papà me l'ha fatta, tua sorella me l'ha fatta. Vabbè, non lo so perché ho detto tuo papà. Tuo papà. E che da quando ci si insultava, alle medie, era sempre o il papà o la mamma, no? No. Per mantenere un tono di parentela da insultare. C'era una vasta gamma. E soprattutto si faceva molto caso, tu per esempio lo dici indiscriminatamente, invece noi dovevamo fare molto caso a chi avesse veramente una sorella da insultare. Perché, e se era buona, altrimenti non funziona. E se era buona oppure particolarmente una brava ragazza, l'insulto era ancora più pesante, no? Perché non dicevamo toccare mia sorella. Se invece magari uno non ci teneva alla propria sorella, diceva questi. E allora in quel caso insultava la madre. Oh! Cristo, Cristo, Cristo. Mi sa che Midna ha vinto questa manche. Cosa ma strana, non è giusto. Perché su Twitch Red l'ultima volta mi ha devastato. Tipo 9 a 0. Va bene. Ah, è finito a tare luce e vino. Dai, facciamo la friendship. Dai, facciamo la friendship. Non so spaccare la cosa. Ah, le caramelle. Ragazzi, è sempre come se fosse un gioco nuovo Mortal Kombat. È sempre un gioco nuovo. Cioè fanno mosse pazzesche, si fanno malissimo. Ma onestamente ho avuto dolore alle gambe appena ho fatto questo salto su. Cioè una cosa... Ma se ora mi vuoi dire che lei mangia. Vabbè, comunque, ragazzi, con tutta la carta. Con tutta la carta. Non fatelo a casa, ragazzi. Va bene le fatality, no. Ma mangiare le caramelle, mi raccomando, le caramelle, no, che anche perché fanno male, fanno ingrassare. Esatto. Noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Ciao.